a tutti. È per me un piacere presentare una cara amica da lungo tempo. Ti ho conosciuto qui a Biogen, io e Annalisa ci siamo incontrate qui nel 2008-2009, più o meno. Eravamo due ricercatori. Eravamo due ricercatori, al momento la professoressa Natalicchio, che oggi ci parlerà delle nuove molecole implicate nel diabete di tipo 2 e nell'obesità, facendo un focus sull'irisina. In realtà siamo entrambe, la professoressa Natalicchio è un professore associato di endocrinologia dell'Università di Bari ed è un'esperta di dismetabolismi. Oggi è un focus sul diabete, ma in realtà se ne è occupata a tutto campo delle malattie metaboliche. Insomma, anche un brevetto, insomma, sull'utilizzo di alcune miochine per preservare la massa pancreatica. Ed è un piacere veramente poterla invitare qui a discutere e sentire dei suoi studi. Vieni, vieni, Annalisa, piacere. Tutto tuo. Buongiorno a tutti, grazie Concetta per la bella presentazione. Permettetemi innanzitutto di ringraziare Biogen e in particolare il presidente, il professor Zecchino, per avermi invitata a tenere questo seminario in questa struttura a cui io sono molto legata, intanto perché ci ho insegnato per oltre 10 anni, trovando un ambiente sempre molto vivace, molto sereno, molto stimolante. E poi perché, come vedrete, ho mantenuto un rapporto stretto con questa struttura, in quanto praticamente tutti i miei progetti di ricerca vedono una collaborazione con Biogen, appunto. E Concetta è stata molto cara nel presentato. Io sì, sono professore associato dell'Università di Bari e sono un medico, un'endocrinologa che lavora presso l'azienda ospedaliera universitaria del Policlinico di Bari. Il mio campo di ricerca riguarda sostanzialmente il pancreas endocrino, in particolar modo la beta cellula pancreatica, che, come tutti penso sappiamo, è una unità fondamentale in quanto è l'unica capace di sintetizzare e produrre l'insulina, che è l'unico ormone capace di indurre di regolare in senso ipoglicemizzante appunto la glicemia. Questo significa che un danno alla beta cellula condanna il paziente alla malattia diabetica. Noi con il mio gruppo di ricerca oggi mi hanno voluto accompagnare i miei diretti collaboratori, la dottoressa Biondi, il dottor Marrano, la dottoressa Borrelli e la dottoressa Arella. Studiamo i meccanismi che portano al danno della beta cellula pancreatica e quelle che sono le possibili strategie terapeutiche, farmacologiche e non farmacologiche in grado di preservare la funzione della massa beta cellulare o correggerla laddove è danneggiata. Negli ultimi anni ci siamo focalizzati su questo ormone, questa miochina, come appunto ha anticipato la professoressa Ambrosino, che è l'irisina. E ho pensato appunto di parlarvi di questa molecola. Iniziamo con, ovviamente mi potete interrompere quando volete, se avete dubbi, eccetera, io sono ovviamente qui a disposizione. Ricordiamo che il diabete di tipo 2 è una malattia molto complessa che ha fattori eziologici multipli, in primis una riduzione della massa funzionale beta cellulare e l'insulinoresistenza a livello del principale organo insulinosensibile, cioè il muscolo scheletrico. Tuttavia, alla disregolazione del metabolismo glucidico concorrono tutta un'altra serie di fattori, cioè non è così semplice come si pensa, ossia iniziamo con un'alterata secrezione di miochine, con una disfunzione del tessuto adiposo che porta a insulinoresistenza, eccessivo rilascio di acidi grassi, anche in questo caso insulinoresistenza, eccessiva alterata secrezione di adipochine.
Poi abbiamo il ruolo del fegato, quindi insulinoresistenza con iperproduzione di glucosio e una riduzione dell'asse incretinico. Le incretine sono degli ormoni che vengono normalmente rilasciati dal nostro intestino e sono in grado, laddove non funzionano bene, anche di favorire la malattia diabetica. Quindi tutte queste alterazioni determinano iperglicemia. Quindi diabete di tipo 2 che in maniera persistente, ossia quando l'iperglicemia è cronica, si tradurrà in una serie di effetti dannosi multiorgano in quelle che noi definiamo complicanze del diabete, complicanze microvascolari, quindi il rene, la retina e il sistema nervoso, ma anche complicanze macrovascolari che sono quelle che rendono il diabetico di tipo 2 più a rischio per infarto acuto del miocardio o per ictus, ma anche per malattie neurodegenerative. Ancora, abbiamo anche un maggiore rischio di fratture. Dove si pone l'irisina in questo contesto così descritto? Vi anticipo che l'irisina, abbiamo visto noi, ma insieme a tanti altri gruppi, che è in grado di agire su tutte queste alterazioni e anche su quelli che sono gli organi bersaglio dell'iperglicemia cronica. Quindi si pone come un miochino, un ormone molto interessante da un punto di vista delle alterazioni metaboliche. Che cos'è l'irisina da un punto di vista strutturale? Intanto viene secreta principalmente dal muscolo scheletrico, in misura minore dal tessuto adiposo, sotto forma di un precursore che vedete qui in sigla, FNDC5. Fibronectin Type 3 Domain Contains Protein 5, questa è la sua struttura. Abbiamo una sequenza all'N terminale, una sequenza, un dominio idrofobico al C terminale, poi abbiamo il Fibronectin 3 Domain che da proteasi ancora non conosciute viene clivato a formare appunto l'irisina, un ormone di 112 aminoacidi o 12 kDa. Chi l'ha scoperta è Bostrom, che pubblicò su Nature nel 2012. E il primo effetto che è stato scoperto riguardante questo ormone è che promuove la brownizzazione del tessuto adiposo, ossia la somministrazione di irisina in preadipociti di tessuto adiposo bianco proveniente da sei donatori determinava un aumento dell'espressione genica dei principali geni implicati nella brownizzazione. Fra questi UGP1, vedete appunto un aumento dell'RNA messaggero, ma c'è anche un aumento della proteina vista sia con immagini di immunoistochimica che con immagini di immunofluorescenza. Successivamente, sempre Bostrom ha mostrato un effetto metabolico promettente di questo ormone, cioè l'irisina riduceva l'insulinoresistenza e l'obesità indotte dalla dieta. In particolar modo determinava un aumento del consumo di ossigeno, riduzione significativa del peso e dell'iperinsulinemia e una migliore tolleranza al glucosio. Studi successivi confermarono questo effetto metabolico positivo. In questo caso l'irisina era stata data in topi diabetici, dove il diabete era indotto dopo alpha-diet, in questo studio alpha-diet per 8 settimane, in quest'altro studio per 10 settimane, i risultati erano simili. Riduzione del peso, riduzione dell'iperinsulinemia e migliore tolleranza al glucosio. Anche quando il diabete era indotto nei topolini attraverso la somministrazione di streptozotocina, vedete come già dopo 7 giorni l'irisina alla dose di 0,5 mg pro chilo riduceva glicemia e migliorava la tolleranza al glucosio. Che cos'è che induce il rilascio di irisina da parte del muscolo scheletrico? Bostrom fece questo parallelismo. L'esercizio fisico è in grado di indurre braunizzazione. L'irisina è in grado di indurre la braunizzazione. Si chiese, l'esercizio fisico è in grado di determinare il rilascio di irisina?
La risposta fu sì. Vedete come, in seguito all'esercizio fisico, aumentarono una serie di geni, tra cui FNDC5, che vi ho detto essere il precursore dell'irisina. Non solo. Un'attività di esercizio fisico di corsa determinava un aumento del plasma, dei livelli di irisina, sia in topolini sia nell'uomo. La cinetica di secrezione irisinica fu studiata successivamente, ossia sia un esercizio fisico di forza che di resistenza determinava una liberazione di irisina in acuto, cioè già dopo un'ora. Non c'erano differenze nel sesso maschile e nel sesso femminile, e cioè in entrambi avevamo questo picco di aumento di irisina che ritornava a livelli basali già dopo 10 minuti negli uomini, dopo 60 minuti nelle donne. Ciò che era interessante è che l'esercizio fisico era in grado di determinare liberazioni di irisina anche in soggetti metabolicamente compromessi. Infatti, studi come questi appunto presenti in questa diapositiva, mostrarono che l'esercizio fisico determinava sia nei soggetti sani di controllo che in soggetti affetti da sindrome metabolica un aumento dei livelli di irisina. Qui abbiamo invece soggetti obesi sottoposti, cioè prima e dopo esercizio fisico, si valutarono una serie di parametri, vedete come l'irisina veniva aumentata, era aumentata dopo esercizio fisico. Anche nei pazienti diabetici, dopo un'attività di alta intensità, avevamo un aumento dei livelli di irisina, mentre un esercizio fisico moderato e cronico non determinava lo stesso aumento di livelli di irisina. Passiamo alla patologia, cioè perché ci interessa l'irisina? Perché, come si può evincere da questa meta-analisi, ma vi aggiungo che abbiamo confermato questi dati anche nei nostri pazienti, cioè pazienti affetti da diabete di tipo 2, abbiamo visto che i livelli di irisina sono ridotti. Viceversa, nei soggetti obesi, attenzione, non diabetici, i livelli di irisina sono aumentati e correlano col BMI. Come spiegare questo dato? L'obesità sapete che è una condizione, possiamo dire, di prediabete, quindi una condizione con danno, ma ancora non sono diabetici. Pertanto è come se i livelli di irisina servissero a dare un effetto compensatorio. Abbiamo quindi visto che l'esercizio fisico determina liberazione da parte del muscolo scheletrico di questo ormone, ha effetti metabolici interessanti e i suoi livelli sono ridotti nel diabete di tipo 2. Cominciamo a vedere cosa fa su quelli che sono gli organi principi nella regolazione del metabolismo, beta cellula pancreatica. Questo è un esperimento che abbiamo condotto a Biogen, dove in topici D1 abbiamo alimentato questi topolini con Alpha Diet rispetto al gruppo alimentato con Standard Diet e visto che l'Alpha Diet determinava un aumento dei livelli di irisina significativo in alcuni tempi. Abbiamo preso i sieri laddove era maggiormente rappresentato la quota di irisina e abbiamo esposto le isole pancreatiche murine a palmitato, che sapete essere un acido grasso saturo tossico per le beta cellule, infatti qui abbiamo misurato l'apoptosi e abbiamo visto che le isole murine in presenza di palmitato morivano. Ma se in presenza di palmitato erano coincubate con i sieri ricchi da irisina, vedete come l'apoptosi si riduce in maniera significativa. E per dimostrare che proprio l'irisina presente in questi sieri a determinare la riduzione dell'apoptosi, abbiamo utilizzato un anticorpo bloccante l'irisina e in presenza di un blocco dell'irisina, l'apoptosi, quindi la morte delle isole pancreatiche, tornava a risalire. Questi dati sono stati confermati in isole pancreatiche umane, perché dobbiamo ovviamente sempre andare avanti, e abbiamo visto che il palmitato, anche in questo caso, aumentava l'apoptosi, mentre la preincubazione di isole pancreatiche umane sane, attenzione, provenienti da soggetti sani,
La preincubazione con 100 nanomolari di ricina riduceva l'apoptosi. Ancora più interessante, non che questo non lo fosse, è l'effetto cosiddetto secretagogo dell'irisina, cioè l'esposizione di isole pancreatiche umane irisina aumentava il contenuto di insulina e aumentava il rilascio di insulina in presenza di glucosio, la cosiddetta G-SIS. Quindi l'irisina ha un effetto appunto di stimolazione della sintesi della secrezione di irisina. Che cosa succede se però le isole provengono da pazienti affetti da diabete di tipo 2? Questa è una collaborazione che noi abbiamo con i chirurghi, il dottor Vincenti in particolare, e abbiamo isolato da pazienti affetti da diabete di tipo 2 le isole e visto paragonate a quelle che invece derivano da pazienti non diabetici. Come vedete, nei pazienti con diabete il contenuto di insulina già di base è ridotto rispetto al non diabetico, così come è ridotta la capacità di liberare insulina in risposta al glucosio. In presenza di irisina abbiamo un ripristino del contenuto e della secrezione, non chiaramente a livello del non diabetico, ma comunque a livello basale, quindi significativamente aumentato rispetto alla non, nella condizione non visiva. Vivo di irisina in topolini resi diabetici, cioè affetti da di tipo 2. Questi topolini sono stati resi diabetici attraverso alimentazione con dieta ricca di grassi e una piccola iniezione, cioè un'iniezione a piccole dosi di streptozotocina. Paragonati a topolini sempre diabetici a cui abbiamo invece somministrato irisina 0,5 microgrammi per grammo di peso corporeo per 14 giorni e il tutto paragonati a topolini non diabetici, quindi alimentati con standard diet. Cosa abbiamo visto? Intanto da un punto di vista metabolico, cioè noi dobbiamo capire come va la glicemia e l'insulinemia di questi topolini. Abbiamo visto che il diabete determinava un aumento della glicemia e una riduzione dell'insulinemia e la presenza, la somministrazione di irisina riduceva l'iperglicemia e aumentava significativamente i livelli di insulina. Abbiamo poi sacrificato gli animali e guardato l'isola. Qui vedete un'immagine di immunofluorescenza, in verde sono colorate le beta cellule, cioè in verde è l'insulina, questa è, vedete l'insulina, un'isola di topolini sani, alimentati con standard diet, vedete che cosa succede invece dopo la somministrazione, cioè dopo che diventano diabetici, quindi si riduce il colore verde, si riduce anche la dimensione, l'irisina invece era in grado di ripristinare la massa beta cellulare. Questi sono i dati quantizzati, praticamente a parità di peso del pancreas, vedete come il diabete riduceva il volume dell'isola, quindi la barra in rosso, riduceva la quota, l'area beta cellulare, aumentava quella alfa cellulare, non vi ho detto appunto in rosso è il glucagone, quindi le alfa cellule. E riduceva quindi il contenuto insulinico. Guardate come la somministrazione di irisina è in grado di ripristinare tutte queste alterazioni e non solo. Abbiamo guardato anche la proliferazione delle beta cellule attraverso un marcatore che è il Ki67, quindi in rosso, questo è il MERGE. Vedete come l'irisina è in grado di aumentare la proliferazione delle beta cellule. Questi studi, come anticipato, ci hanno consentito di ottenere dei brevetti concessi in Italia, negli USA, Hong Kong, in Europa, basato quindi all'uso farmacologico di questa miochina capace di preservare funzione in massa delle beta cellule in condizioni dismetaboliche. Quindi aumenta la massa funzionale beta cellulare. Sul tessuto adiposo abbiamo già visto che induce brownizzazione, vi mostro alcuni dati che evidenziano ulteriori azioni dell'irisina sul tessuto adiposo, in particolare riduce la differenziazione degli adipociti.
Questo è un esperimento fatto con Lore Doyle, che insomma io a lezione, non so, visto che c'è qualche studente che è rimasto qui a Bio, cioè, spiegavo appunto questo colorante con colorante lipofilo che è in grado quindi di essere captato dagli adipociti differenziati, vedete appunto come l'irisina riduce la differenziazione confermata dalla riduzione dell'espressione genica di geni della differenziazione ancora. È in grado di ridurre la quota di glucosio nel mezzo e, dato interessante, aumenta invece la quota del GLUT4, che è il principale glucotrasportatore capace di captare il glucosio all'interno delle cellule. Quindi, nel tessuto adiposo riduce l'insulinoresistenza e l'accumulo lipidico. A livello del muscolo scheletrico è in grado di aumentare l'uptake del glucosio. Sapete che problema del diabete tipo 2 è il ridotto uptake di glucosio per insulinoresistenza, aumenta l'uptake di acidi grassi, già dopo 6 ore aumenta l'espressione dei geni responsabili riduce l'espressione dei geni responsabili della gluconeogenesi, dopo 24 ore invece aumenta l'espressione dei geni responsabili della glicogenosintesi, quindi dell'immagazzinamento del glucosio. Vedete come nelle plasma membrane dei diabetici c'è una riduzione della quota appunto di GLUT4, del glucotrasportatore, che viene reincrementata dall'irisina, che è in grado anche di contrastare gli effetti degli acidi grassi, in particolare in ricerca si usa molto il palmitato riduce nel muscolo scheletrico l'attivazione del signaling insulinico, qui vedete target di fosfo-HTT e fosfo-ERT, che vengono invece corrette, alterazioni corrette dalla irisina. Quindi riduzione dell'insulinoresistenza a livello del muscolo scheletrico. Per ragioni di tempo non vi mostro i dati, ma ha avuto effetti benefici anche a livello epatico, con appunto riduzione dell'insulinoresistenza e dell'iperproduzione di glucosio. Guardiamo invece qualche effetto sugli organi implicati nelle complicanze del diabete. Vi mostro il rene, qui abbiamo il professor Capasso, questo è un lavoro pubblicato su Nature Communication, dove a topolini venivano sottoposti a nefrectomia, quindi sviluppavano malattia renale con quindi aumento della dilatazione dei tubuli, aumento della fibrosi, come appunto indicato con aumento del collageno, e della sclerosi glomerulare. La somministrazione di irisina in questi topolini correggeva queste alterazioni e interveniva anche una riattivazione del metabolismo energetico, sia quello dei lipidi, quindi ossidativo dei lipidi, sia quello del glucosio. Dati più clinici mostrano come la irisina riduceva i livelli di albuminuria e riduceva i livelli sierici di creatinina, che sono appunto marker purtroppo di danno renale. Ha effetti positivi anche sul sistema cardiovascolare, ve li ho sintetizzati in questa diapositiva. Fondamentalmente questi studi ci dicono che l'irisina ha un'azione cardioprotettiva sul danno da ischemia e iperfusione, migliorando la funzione cardiaca e riducendo l'aria infartuata. Aumenta invece l'angiogenesi, riduce la morte delle cellule endoteliali e dei cardiomiociti. Ha effetti anche sulla pressione arteriosa, quindi antipertensivi attraverso una vasodilatazione dell'endotelio, aumenta le cellule progenitrici endoteliali, riduce la disfunzione dell'endotelio e le alterazioni dell'angiogenesi, andando a intervenire sulle LDL ossidate, inibendo quindi l'aterosclerosi, che è la base ovviamente delle patologie cardiovascolari. Passiamo al cervello. Cosa fa l'irisina a livello cerebrale? Questo è un ulteriore studio che appunto conferma la collaborazione attiva con Biogen. In questo caso abbiamo somministrato irisina per 14 giorni
rispetto a Topolini, invece, in cui veniva dato veicolo, e abbiamo visto che 14 giorni non bastavano a far ridurre il peso di questi topolini e neanche ad alterare alcuni ormoni che sappiamo essere implicati nell'obesità, come la leptina o la grelina. Il dato invece interessante è che l'irisina determinava un aumento dei geni anoressizzanti come CART e PONCH, senza nessun effetto sui geni oressizzanti. Una bella parte della letteratura ha individuato nell'irisina un ormone promettente sul sistema nervoso centrale, in particolare sulle malattie neurodegenerative. Questi studi dimostrano infatti che l'irisina è in grado di agire sui difetti di memoria e di ripristinare la plasticità sinaptica in modelli di Alzheimer, ha un effetto neurotrofico e quindi è in grado di attenuare la disfunzione cognitiva, risultando un trattamento promettente in questo tipo di patologie. In corso con Biogen abbiamo questa progettualità dove stiamo valutando gli effetti della somministrazione in vivo di irisina in topolini che sviluppano entrambe le patologie, diabete di tipo 2 ed Alzheimer. Intanto, diciamo che di base i pazienti affetti da diabete di tipo 2 hanno un'incidenza maggiore di ammalarsi di Alzheimer. E quando è presente il diabete, le caratteristiche dell'Alzheimer sono in senso peggiorativo. Abbiamo visto che da sola, cioè l'irisina nei diabetici di tipo 2, effetti positivi. Altri studi di altri gruppi hanno dimostrato che ha effetti benefici sull'Alzheimer, quindi in questo ambizioso progetto vogliamo capire se in topolini che sviluppano entrambe le patologie, l'irisina abbia qualche effetto. Come vi dicevo, è in progress, stiamo utilizzando questi topolini che sono topolini doppi transgenici che in genere in 6 settimane, se correggetemi se sbaglio, sviluppano autonomamente l'Alzheimer. Dopodiché noi li rendiamo diabetici con AIFA-DIET e dobbiamo studiarli sia da un punto di vista metabolico che da un punto di vista cognitivo. Questa diapositiva è una diapositiva che a me piace molto, una diapositiva riassuntiva, ecco, di tutti gli effetti che possiamo dire pleiotropici di questo ormone che abbiamo pubblicato appunto in una review. Con le frecce vedete appunto gli effetti sul pancreas endocrino, sul sistema cardiovascolare, rene, fegato, tessuto adiposo e così via. E in questa review l'abbiamo messi a confronto con gli effetti del GLP-1, glucagon-like peptide 1. Questo è una incretina, ve l'ho citata all'inizio, che fondamentalmente ha degli effetti molto simili all'irisina, tanto che una grossa fetta della terapia antidiabetica, da circa 10 anni, è proprio una terapia basata sull'incretina. Abbiamo addirittura ipotizzato che l'irisina, proprio per effetti molto simili, anche se sono più accentuati a livello quelli dell'irisina sul fegato, tessuto adiposo e muscolo scheletrico, abbiamo pensato pure che l'irisina possa essere una mediatrice dell'azione delle incretine, però non confermato. Quindi in conclusione possiamo dire cosa? Che gli effetti pleiotropici includono una riduzione della glicemia, una riduzione del peso corporeo con promozione della braunizzazione, quindi del dispendio energetico, ripristino della massa funzionale betacellulare, correzione dell'insulinoresistenza a livello dei principali organi insulino appunto, dipendenti, riduzione anche delle complicanze del diabete, del rischio di alterazioni di impairment appunto cognitivo, di malattie neurodegenerative. Ci sono dei limiti, sì, certamente, non abbiamo studi sull'uomo di questo ormone,
E poi, una volta anche ottenuti, capite bene che è importante fare degli studi comparativi. Noi parliamo di un farmaco, un possibile ormone impiego farmacologico nel diabete. Chiaramente deve essere, questa è una cosa molto complicata, perché servono gli studi comparativi con i farmaci già attualmente in uso. E quelli attualmente in uso sono farmaci che hanno effettivamente degli effetti pleiotropici. Noi non andiamo più al farmaco che faccia solo abbassare la glicemia, ma abbiamo bisogno di farmaci che intervengano su quelle che poi sono le complicanze del diabete, quindi prevenzione cardiovascolare primaria, o comunque sicuramente secondaria, prevenzione del danno renale, quindi attualmente abbiamo categorie di farmaci che rispondono a questo. Magari prevenzione anche ovviamente di altri danni annoverati appunto tra le complicanze del diabete. Con questo finito, permettetemi di ringraziare il mio gruppo di ricerca, in particolare il mio direttore, il professor Francesco Giorgino, che è colui che mi ha insegnato a fare ricerca e continua a farlo ogni giorno, e i miei colleghi medici, i colleghi che hanno praticamente effettuato tutti gli esperimenti che vi ho detto, quindi il merito di questa relazione è a loro, altri colleghi di laboratorio, medici specializzanti e come vedete, non manca mai nella mia diapositiva di ringraziamento, Diogene. Grazie per la vostra attenzione. Ok, curiosità? Conoscevate l'irisina? Tu sì, vabbè, tu non fai test. Complimenti per questa relazione che è bella, in questo senso, ma anche per il modo con cui la presentate, il mio che ha presentato in una confusa e così Certo. serie di dati, tutti quanti interessanti, molto ovviamente faccio il neofono e se ti tocca la domanda di neofonologia, però volevo cercare un pochettino Sì. di allargare tra biologia e nefrologia. Oggi c'è sempre stato un legame importante, ma Assolutamente. mai come in questi giorni, proprio queste ore. Perché i nostri colleghi diabetologi stanno utilizzando il farmaco che è un inibitore ecotrasporto sul glucosio, che è espresso specificamente nelle loro rene. Loro erano stati modicamente soddisfatti degli effetti così, antidiabetici di questo farmaco, di questo metodo e perché questo farmaco cosa faceva? Non faceva altro che rendere l'urina più dolce, cioè eliminare il glucosio. Tanto è vero che i topini che hanno stato alla base di questi studi sono topini sensibili sui pari. Cioè i topini dall'ambulatorio. Con grande, cioè, non solo in oncologia, ma in altre scienze, ci sono anche gli incidentalomi. Cioè, tu fai un ricerca per dimostrare che questi farmaci sono antidiabetici, risultati piuttosto scarsicelli, però a un certo momento la curiosità che è alla base della ricerca ha fatto aprire ai colleghi diabetologi e poi anche agli oncologi un dato straordinario, che quando veniva dato questi farmaci, già ai topini, ma soprattutto quando veniva dato agli uomini, ai soggetti, ai pazienti diabetici, questi stavano così così meglio con il diabete, ma stavano benissimo, benissimo, il 40% di complicanze, 40, mai verificato, per un farmaco che agisce sul rene, che elimina glucosio e che ha un effetto, come hai detto tu, pleiotropico, così come Esattamente, hai dimostrato proprio così. questo. Tutto questo grande che c'è adesso un'integrazione massiva, proprio massiva, tra colleghi diabetologi, Esattamente. colleghi nefrologi e colleghi cardiologi, Cardiologi. Eh e quindi a seguire avremo anche i neurologi, perché sì. di fondo con l'uso di questo farmaco, che loro hanno avuto la fortuna di poter utilizzare, io dico la fortuna di poterci lavorare nel 1974 con un collega che ha scoperto, che ha clonato il corpo del glucosio, Ernst Wright, a Max Planck nel 1974, che ha avuto la fortuna, un
domanda d'obbligo che fatta questa premessa, abbiamo un farmaco che dice sull'urina e che dà l'effetto così pleiotropico. Allora, questa irisina, che ha come componente fondamentale quello di rendere la glicemia più dolce, meno importante, oppure di, così, di prevenire un po' gli effetti della mancanza di avendo questi effetti pleiotropici, è perché c'è un'azione soltanto sulla glicemia, e la glicemia quindi è il motivo per cui ha effetti minori a livello del rene, e noi siamo interessati anche a livello cerebrale, o perché l'irisina c'ha recettori, sia del rene, sia del cuore, e soprattutto del cervello. Sì, e questo è l'oggetto di studio della letteratura sull'irisina attuale, incluso il nostro. Sicuramente ha degli effetti, come vi ho mostrato, abbiamo avuto appunto la fortuna di dirlo anche per primi, sul pancreas endocrino, quindi sulle beta cellule fa qualcosa di importante. Però, in effetti, come lo fa? Ti posso dire che ancora non si sa. Nel senso, i miei collaboratori lo sanno perché stiamo un po' lavorando hard, diciamo, da questo punto di vista. Il recettore dell'irisina è stato identificato allo stato attuale nel tessuto adiposo e nell'osso. E fa parte dell'alfa quinta integrina, fa parte appunto del pathway che attivano le integrine e Spiegelman in Cell ha dimostrato appunto che l'irisina agisce così. Noi siamo andati sul sicuro, siamo andati a cercare, almeno sul nostro campo, a livello beta cellulare, questo recettore e con tutta una serie di esperimenti, cioè bloccando questo recettore con sirna, con inibitori, l'irisina continua ad agire a livello beta cellulare, quindi non è quello il recettore attraverso cui la irisina agisce sulle beta cellule. Quindi stiamo cercando, con varie ovviamente soluzioni, varie tecniche, di individuare se esiste, perché noi siamo a questo punto, un recettore di membrana, oppure se in realtà la irisina viene endocitata ed è successivamente all'ingresso nella cellula che agisce. Questo ti fa capire bene come siamo un po' in alto mare da questo punto di vista. Sicuramente esistono, quindi il recettore è stato scoperto solo a questi livelli. Gli effetti, però, come un po' ho cercato di sintetizzare in questa mia relazione, sono pleiotropici, quindi a livello del muscolo scheletrico, l'irisina aumenta l'uptake del glucosio, cioè e corregge anche i danni dall'ipotossicità, per esempio, a livello epatico fa lo stesso, però non sappiamo, a livello renale ti ho mostrato appunto quel dato, cioè l'induzione del TAM, della nefrectomia, sì, dopo nefrectomia della malattia renale, ti dà questi risultati strabilianti alla fine. Quindi paragonandoli poi al discorso delle glifosine, partiamo da un ormone che deve agire sul dismetabolismo, sulla glicemia. Noi ormai, insomma, non siamo più nei congressi, diciamo, siamo più glicemologi, insomma, perché le interazioni con voi, con i cardiologi ci sono e ci devono essere, perché il paziente diabetico non ha solo l'iperglicemia. Ora, non so onestamente se questo, sicuramente gli effetti ci sono, come si realizzino non è ancora chiaro. Non è assolutamente chiaro. Noi ci stiamo focalizzando sulle beta cellule e speriamo, insomma, di arrivare a una conclusione. Quanto sicuramente il lavoro di Cell che ci aveva, insomma, anche entusiasmato, perché siamo andati a cercare direttamente quel recettore, noi lì nelle nostre cellule l'abbiamo trovato. Quindi può essere che sia un altro recettore. Non so, insomma, i dati sono ancora non concludenti. Posso Come intervenire no, su certo. quell'accio? Allora, noi dal momento che questi seminari vengono fatti, tutto così, ascoltare novità Certo. che vengono fatti anche di una collega che ha rapporti così, diciamo, stretti con io, credo che a questo punto il direttore scientifico chiede ai colleghi di Biogio, ma anche a te, se tu sei d'accordo, noi siamo qui esperti del rene. Ecco, posso dire veramente con l'enfasi perché abbiamo due tecnologie che dati. Sarebbe interessantissimo allora,
questi animali, che noi, questo già un mercato che ne detengono tutto per quanto riguarda l'Alzheimer, ma anche per quello moderno remnant, se noi potessimo esaminare. E questo sarebbe per noi adesso esaminare i reni, cioè nel senso che invece di guardare solo e soltanto così macroscopicamente alla funzione, noi abbiamo in grado di poter rispondere alla domanda. Questo ormone, questa sostanza che viene prodotta ha un effetto renale immediato o un effetto renale diretto? Questo mi sembra che sia, che sarebbe per voi Assolutamente. una grossa arricchimento, per la nefrologia, quindi per chirurgia, una grossa cosa in più, e credo che sarebbe una cosa importante a livello internazionale. Oggi, in questi giorni, noi stiamo fondando la Società Internazionale di Nefrodiabetologia, internazionale, perché la nefrologia sta facendo, è come l'oncologia, ormai Assolutamente, non quello è è un più, non problema. interessa più, non parlate più di corticlicina, ma parlate di effetti pleiotropici Sì, dell'aumento della glicemia, sicuramente. e quindi in questo caso noi siamo in prima, quindi sarebbe veramente opportuno che da questo tipo, da questo dicevamo, diciamo, Certo. seminario, e ne auguriamo altri 100, nascesse una collaborazione a 360 gradi. Per non Assolutamente. parlare poi di quella cosa che tu hai accennato, per quanto riguarda l'Alzheimer, Certo, quello è in qui a progress. Perugia stiamo aprendo un laboratorio di neurologia e siamo interessatissimi a cercare di capire tutti i fattori che dalla iniziale incapacità Certo. cognitiva vanno verso l'Alzheimer. Tutto quello che in qualche modo questo settore e con questi tipi di Ok. dubbi per noi sarebbe Sì. una cosa molto molto. Questo sì, assolutamente, le collaborazioni siamo assolutamente aperti col professor Giorgino. E l'Alzheimer sì, è un altro, questo è un progetto che è venuto fuori, ovviamente vengono fuori da finanziamenti in collaborazione, un progetto regionale che è quello di Tecnopolo, dove anche in questo caso sono molto strette le due patologie, cioè il diabetico di tipo 2 si ammala di Alzheimer. La situazione si peggiora, cioè il diabete peggiora le caratteristiche cliniche dell'Alzheimer. Noi stiamo cercando in questo progetto in corso di capire se l'irisina è in grado di correggere e preservare questo doppio danno, insomma. Quindi assolutamente sì. Sul rene c'è, però effettivamente noi non abbiamo investigato molto, ovviamente, perché ci siamo focalizzati sulle beta cellule. Dimmi. Volevo due cose sostanzialmente. La prima è se esiste l'irisina o l'irisina. E questo agganciato alla tua risposta sul recettore, perché questo cambia moltissimo lo scenario, se si è famiglia di proteine, può essere famiglia di recettori, in realtà cambiare. E poi in realtà tu hai elencato tutta una serie di patologie molto connesse tra loro, ma che sono poi connesse al mondo dal punto di vista delle patologie. E la sindrome metabolica è una patologia dove non è coinvolta. E una delle emergenze, insomma, vengo oggi stavo in riunione a Muscati con la medicina della rivoluzione, e sono rimasta scossa a vedere l'età delle persone fuori la porta. Erano tutte coppie. E ho chiesto al professore De Stefano, ma che succede? E lui mi ha detto, non ho idea. Però la principale causa per cui c'è infertilità è comunque. Ci sono effetti di questa molecola anche in queste altre tipologie, che sono valore vetro, poi noi parliamo sempre dei massimi sistemi, ma in realtà io sono euletro, allora c'è. Sì, allora sulle varie irisine forse ti può rispondere il dottor Marano, a me non risulta che ci siano diversi tipi di irisine, è solo una, è giusto la letteratura più attuale, per cui andiamo direttamente a pensare al discorso. Anche quello è un solo recettore, non è una famiglia di recettori. Dovresti cercare quello specifico, che in realtà se appartiene ad una famiglia, in realtà è nella famiglia che potresti trovare la tessuto specificità.
Sì, però il problema è che quando andiamo a cercare quella famiglia, comunque bloccandola in tutte le maniere, continua ad agire di risia. Quello è il problema, l'intera famiglia. Ecco perché c'è un attimo, cioè era un dato inaspettato. Noi siamo andati quasi a conferma, diciamo, di quel recettore, invece si è aperto un, ovviamente. Senti, sul discorso dell'infertilità, io sinceramente non ti so rispondere. So che per quanto riguarda le nostre competenze, sono stati fatti degli studi in pazienti affetti da sindrome dell'ovaio policistico, dove l'irisina era aumentata, se non mi sbaglio, e questo è anche un dato strano, però è anche vero che sono condizioni di insulinoresistenza, quindi alla fine un po' lo stesso risultato ottenuto nei pazienti obesi. Quindi noi vediamo che nelle fasi di danno, quindi insulinoresistenza, eccetera, c'è un meccanismo compensativo, un po' come l'iperinsulinemia, se vogliamo. Poi quando però il danno si crea, è definitivo, quindi diagnosi diabete di tipo 2 fatta secondo le linee guida, i livelli di risina sono ridotti, perché noi in tutti i pazienti nostri lo vediamo, questo dato è assolutamente confermato. Quindi, a parte la sindrome dell'ovaio policistico, io non ricordo, ragazzi, voi ricordate qualcosa tipo, no, credo che non ci siano dati sull'ipogonadismo o comunque sulla fertilità. Non c'è molto. Certo. Come no, certo, come no. Quello è un altro mondo, insomma, effettivamente. Purtroppo attuale, è perché l'infertilità sappiamo che è diventato molto frequente nelle coppie e con un'età sempre più bassa. Giovani, sì. Lo stress. Ormai diciamo sempre che lo stress è che lo stress sicuramente non aiuta. Tutto chiaro allora? Sì. Bene, allora, grazie a voi. Grazie a voi, è un piacere.